Ascoltiamo il grido dei bambini, così Papa Francesco in un messaggio per la prima giornata mondiale dei bambini il 25 maggio allo Stadio Olimpico. Ignazio Ingrao. Oltre 100.000 bambini da 100 paesi del mondo, compresa Palestina, Israele e Ucraina, saranno loro i protagonisti della giornata mondiale che si aprirà il 25 maggio allo Stadio Olimpico con Papa Francesco e si concluderà il giorno seguente in Piazza San Pietro. Ad accogliere i bambini allo stadio ci sarà anche Gigi Buffon, capo della delegazione della Nazionale di Calcio, che ieri è stato ricevuto dal Pontefice a Casa Santa Marta, insieme con il comitato organizzatore della giornata mondiale dei bambini, coordinato da Padre Enzo Fortunato. Poi la conferenza stampa. Il Papa ha già diffuso un messaggio. Ascoltiamo il grido dei bambini, scrive Bergoglio, ai quali viene rubata l'infanzia con crudeltà. Bimbi soldato, vittime della violenza e della tratta, profughi, vittime della guerra, del lavoro minorile e degli abusi. Amen.